Francesca, con l'ufficializzazione di questo nuovo ruolo di vicepresidente dell'UBA è iniziata la tua seconda vita. Quali sono le tue emozioni e sensazioni in questo momento? Beh, emozionata tantissimo e come la prima volta, quindi mi metto in gioco di nuovo, ho tanto entusiasmo di imparare e di crescere in questo ruolo differente da quello che ho sempre fatto. Chiaramente avrò la possibilità di stare in palestra spesso e quindi in quell'habitat lì mi sentirò molto più a mio agio, avrò la possibilità comunque, come ho sempre fatto, di comunicare con le giovani, di trasmettere il mio entusiasmo, la mia passione per questo sport, e quindi sono molto contenta ed emozionata per questa nuova avventura. Senti, sarai comunque a contatto con le ragazze della prima squadra, quelle che disputano il campionato di A1, con le più piccole, come stavi raccontando, da una prospettiva diversa, nel senso che sei uscita dal campo, la guardi da un altro punto di vista, quindi che cosa cambierà? Io ero una comunicatrice all'interno del campo, anche se non si vedeva tanto. Dovrò invertire i ruoli, farlo da dietro, e quindi sarò una, come sono sempre stata, molto attenta a vedere magari non tutto ma i particolari, cercare di intervenire nell'eventualità ci fosse un problema, però ecco, sarà diverso, però era più facile per me all'interno del campo, però con l'allenamento riuscirò a farla anche da fuori. Assolutamente. Finirai veramente prima o poi ad allenare allora? Ah, non lo so, non dico più niente, però chissà veramente. L'altro giorno mi ha chiamato mia mamma e mi fa: ah, vedrai che un giorno, io lo so, tu mi allenerai qualche squadra. Ho detto: adesso mamma, non esagera. Però veramente mai dire mai, come diceva prima Pirola, questi mai dire mai sono un po' preoccupanti, no, non lo so. Vediamo. Buon lavoro allora. Grazie.